Benvenuto, sono io. Ma cosa dice questa mia voce? Ah, forse è quando entra Aurelio, non c'è l'aria. Ci vediamo dopo la sigla per capire cosa è successo. Benvenuti in questo nuovo video. La mia voce è finalmente tornata normale. Ma perché l'elio ha modificato la mia voce? In fisica questo effetto è chiamato effetto Paperino, appunto proprio perché rende la voce più acuta. Cerchiamo di capire perché. La frequenza di un suono è direttamente proporzionale alla velocità del suono. Ma la velocità del suono da cosa dipende? Dipende dalla radice quadrata del peso molecolare. Quindi dipende da quanto pesa una mole di quel gas. Cosa significa una mole? In una mole ci sono 6 per 10 alla 23 atomi di quel gas. La mole di elio pesa 4 grammi. Quanto pesa una mole di aria? La mole di aria pesa circa 30 grammi. Vediamo i calcoli e vediamo quant'è la velocità del suono nell'elio e vediamo quant'è la velocità del suono nell'aria. Adesso vediamo un attimo i calcoli. Nel caso dell'elio il peso molecolare è 4 grammi, mentre per l'aria il peso molecolare è 30 grammi. La radice quadrata del peso molecolare dell'elio sarà 2 grammi, mentre il peso molecolare dell'aria sarà circa 5,5. Abbiamo detto che la velocità del suono e il peso molecolare sono inversamente proporzionali. Che cosa significa? Significa che il loro prodotto è una costante. Quindi la velocità dell'elio per la radice quadrata del peso molecolare sarà uguale alla velocità dell'aria per il peso molecolare. La velocità del suono nell'aria è 343. Da qui possiamo ricavare la velocità del suono nell'elio, che sarà maggiore della velocità del suono nell'aria. Abbiamo visto che la velocità del suono nell'elio è molto più alta rispetto alla velocità del suono nell'aria, il che significa che anche la frequenza del suono nell'elio è molto più alta rispetto alla frequenza del suono nell'aria, ed è per questo che all'inizio avete sentito la mia voce più acuta. Ma cosa succederebbe per esempio se usassimo un gas più pesante dell'aria? La mia voce diventerebbe più grave. Prendiamo il caso dell'esafluoruro, che non è tossico e quindi possiamo ispirare. In quel caso lì, se ispirassimo quel gas, la voce sarebbe molto più grave. Con l'esafluoruro la mia voce sarebbe più o meno così. Torniamo ai calcoli. Facciamo di nuovo i calcoli. Nel caso dell'esafluoruro, il peso molecolare è molto più alto ed è circa 146 grammi. Mentre il peso molecolare dell'aria sarà sempre 30 grammi. Facciamo lo stesso ragionamento di prima. La radice quadrata del peso molecolare è circa 12. Mentre la radice quadrata del peso molecolare dell'aria sarà sempre 5,5. Quindi, usando la stessa tecnica di prima, vediamo la velocità nell'esafluoruro per la radice quadrata di 146, quindi 12, sarà uguale alla velocità del suono nell'aria per 5,5. Da qui possiamo ricavare la velocità del suono nell'esafluoruro, che sarà sicuramente minore della velocità del suono nell'aria, quindi risulterà un suono più grave. La velocità del suono nell'esafluoruro sarà circa 157 metri al secondo, che sono minori di 343 metri al secondo della velocità del suono nell'aria. La velocità del suono nell'esafluoruro è molto più bassa rispetto alla velocità del suono nell'aria, il che significa che anche la frequenza è più bassa e di conseguenza il suono sarà più grave. Per oggi è tutto, mi raccomando, iscriviti al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video.